Forse stavi pensando ai golosi muffin alla Nutella. Forse stavi pensando ai morbidi cheesecake o al mitico donuts. Forse ci stavi pensando. Ma di sicuro adesso sì. Scopri il McCafé, il gusto McDonald's, tutte le sere, eventi e sorprese al McCafé. A Montesilvano, Corso Umberto 7 e a Pescara, Viale Marconi 375. Salve a tutti, da parte mia, da parte di Paolo Minucci, dallo studio 1 di TVQ per questa seconda puntata di Moda e Benessere. Iniziamo subito con il parlare di moda, lo faremo con le allieve dell'Istituto di Moda Burgo di Pescara. Vado subito a presentarle. Abbiamo qui con noi Eleonora Pompei. Buonasera. Grazie per essere intervenuta. Grazie. Giulia Febbo. Ciao. E Rachele Barboni. Buonasera. Ben trovate. E allora, iniziamo subito ad entrare nel merito di questo nostro spazio dedicato alla moda. Intanto, cosa ti ha spinto a intraprendere questo percorso formativo legato alla moda? Beh, fin da piccola ho avuto sempre la propensione e la passione relativa all'abbigliamento, alla decorazione, ai tessuti. Successivamente poi ho fatto un percorso di studi differente fino a quando non mi è stato regalato un corso base presso l'Istituto di Moda Burgo e mi sono subito appassionata a tal punto da scegliere di continuare poi con il corso effettivo di modello e dopo il primo diploma in modellistica sartoriale preso nel 2015 ho scelto di continuare come figurinista e quindi attualmente sto attendendo il corso di figurinista di moda sempre presso l'Istituto di Moda Burgo. Ecco Eleonora Pompei, vogliamo entrare nello specifico per parlare del programma didattico che vi vede protagoniste in questo centro che è davvero un fiore all'occhiello non solo per Pescara ma per l'intera regione Abruzzo. Certamente, per quanto riguarda il corso di modellistica sartoriale, si inizia dalla realizzazione del cartamodello con l'ausilio di squadre, penna, carta. Successivamente questo cartamodello verrà poi sdifettato, sia al manichino che appunto in piano, verrà creato un prototipo e successivamente si passerà alla confezione dell'abito con le rifiniture, applicazioni e quant'altro. Per quanto concerne invece il figurino di moda, si inizia con lo studio degli arti, del viso e delle posizioni del figurino, successivamente poi ci sarà la vestizione del figurino, la colorazione dello stesso e la colorazione dei tessuti. Discorsi davvero molto affascinanti, io vorrei coinvolgere Giulia Febbo, ma come si giunge alla realizzazione di un capo di moda? Allora, noi le varie fasi. Ok, allora noi le varie tematiche arrivano da Milano e iniziamo uno studio delle varie tematiche con le nostre insegnanti e scegliamo quella che più ci può piacere e può fare per noi. E di lì iniziamo uno studio sia documentandoci noi su internet, sui mood, vediamo come procedere. E poi iniziamo con degli schizzi, e molti ne facciamo e poi iniziamo con la realizzazione del figurino proprio. E da lì facciamo la scheda tecnica dell'abito scelto e a seguire il cartamodello con le insegnanti di modello. E comunque, a proposito di tutto ciò, avete parlato di Milano. A Milano voi siete protagoniste praticamente ogni anno con l'organizzazione di un defile molto importante. Ne vogliamo parlare? Sì, praticamente ogni anno la scuola di Milano invita tutte le sedi che sono dell'Istituto di Moda Burgo e facciamo questa sfilata a tutte le scuole, ognuno sceglie il proprio tema e sfilano in estate lì a Milano. Bene. Rachele Barboni, quali sono stati i mood ai quali vi siete ispirati per l'ideazione dei capi?
Allora, per l'ideazione dei capi ci siamo dovuti cimentare in due mood, Pretty Punk e Rare. Per quanto riguarda Pretty Punk, ci siamo dovuti rifare a la cultura punk. Il punk è un movimento che nasce nell'Inghilterra degli anni 70, in cui viene utilizzato pelle, accessori metallici, quindi borchie, stile da balia. Delle riprese che la regia ci sta prontamente mandando in onda proprio per seguire il discorso che portiamo avanti. Quindi stavo dicendo borchie, spille da balia e l'abbigliamento diventa un mezzo per opporsi, diciamo, alla società stessa. Quindi è un mezzo per opporsi alla società stessa e l'altra tematica, l'altro mood è Rare. E diciamo che il colore predominante è il bianco. Bianco arricchito da ricami, decorazioni dorate e di fondamentale importanza è l'accessorio. Accessorio che è lussuoso, dorato anch'esso, e sempre però elegante e raffinato. Ecco, quali sono le difficoltà che incontrate e che avete incontrato nella realizzazione di questi capi? Diciamo che inizialmente facciamo un prototipo per renderci conto dei difetti o delle cose che bisogna modificare nell'abito stesso. Sicuramente la difficoltà è anche sapere poter adattare il tessuto al tipo di modello, perché ogni tessuto ha necessità di un tipo, di un determinato tipo di lavorazione o di determinati tipi di cuciture o comunque... Sono tutti aspetti tecnici. Sì, tutti aspetti tecnici e un'altra comunque difficoltà anche la tempistica, che cioè ci troviamo a dover realizzare degli abiti abbastanza complicati dal punto di vista modellistico e sartoriale in un limitato periodo di tempo. Alle vostre spalle si trovano dei vestiti che avete realizzato. Io vorrei tornare ad Eleonora Pompei. Chi ha ispirato Eleonora nella realizzazione di questo capo e quali sono state le difficoltà da superare per la realizzazione di quello che stiamo vedendo e che prontamente stiamo mandando in onda? Certo, io anch'io ho scelto la tematica Pretty Punk da seguire appunto l'abito sfilato a Milano e l'abito appunto è basato sulla fusione tra lo stile punk, uno stile ribelle, uno stile duro, unito con lo stile romantico, femminile, fondamentalmente sensuale. Le difficoltà che ho trovato realizzando questo abito sono state nella confezione, in quanto il dover unire vari tessuti, i vari tessuti che si alternano poi nei vari tagli e nei vari teli di cui l'abito è composto, è stato un procedimento difficile che ha richiesto per giunta molto tempo. Giulia, invece, a chi si è ispirata per preparare quello che stiamo vedendo alle sue spalle? Anch'io ho scelto la tematica Pretty Punk e io avrei voluto un abito sia sensuale che romantico, ma con un tocco di punk. Quindi ho scelto un abito un po' stile impero, largo, con questa giacca di pelle che dava un tocco di punk. Rachele invece che cosa ci dice sul suo elaborato? Anch'io come loro mi sono ispirata alla tematica Pretty Punk. L'elemento punk è dato dall'utilizzo della pelle e delle borchie e ho voluto aggiungere un elemento romantico, ossia il tulle, utilizzando però in modo stravagante ed aggressivo, infatti è utilizzato in modo comunque disordinato e asimmetrico. Intanto con noi è Rocco Caserta che sta ultimando dei ricami su questo abito molto originale, abito da sposa. Complimenti anche a lui per il lavoro che sta portando avanti. Se volesse consigliare qualcosa alle vostre coetanee che sono alla visione e all'ascolto, un'esperienza che vi sta affascinando, vi sta prendendo, ecco, che cosa potremmo dire? Potremmo dire sicuramente che è un percorso affascinante ed è un percorso sempre in salita.
dà molte soddisfazioni, sebbene ci siano molti sacrifici, sebbene ci siano anche molte difficoltà nel raggiungimento poi di un diploma e di un effettivo posto di lavoro. Però tutto ciò non è sprecato, non è vano, in quanto è un corso molto, molto bello, gli insegnanti sono molto preparati e riescono a trasmettere la voglia e l'amore per questo lavoro. Giulia, fino adesso sono state più le gioie o i dolori di questo corso? Più le gioie. Dello stesso avviso è anche Rachele? Anch'io sono dello stesso avviso. Bene, con questo è tutto, ringraziamo le nostre ospiti Eleonora Pompei, Giulia Febo e Rachele Barboni, oltre naturalmente a Rocco Caserta che è ancora all'opera e all'Istituto di Moda Burgo di Pescara che ha collaborato per questo prezioso spazio informativo. E per l'angolo della moda capelli oggi parliamo di caduta dei capelli, come prevenire, arrestare o favorire la ricrescita dei capelli. Parliamo ancora di prodotti fito e biologici e lo facciamo con Roberto Di Nunzio, responsabile della ditta Tricomer Diffusion, esclusivista della linea fitobiologica Insight, e vedremo anche all'opera il consulente della linea Insight Fabio D'Attanasio, che salutiamo cordialmente. Allora, iniziamo subito, Roberto, parlando della possibile ricrescita dei capelli persi. Che ne pensi? Allora, come prima cosa dobbiamo dire che chi è morto non resuscita. Addirittura. Quindi, quando il bulbo è morto non ci sono speranze. Parliamo di favorire la ricrescita, di stimolare e far sì che il capello magari venga un po' più forte, credo. Se c'è il bulbo ancora attivo, possibilmente riattivare la circolazione e far sì che il capello poi continui. Quindi non si deve illudere nessuno. No, perché poi, come spesso si fa. Allora, noi parliamo di caduta solo quando effettivamente se 60-70 clienti capelli cadono in una giornata, 60-70 dovrebbero ricrescere, ma se ne ricrescono la metà possiamo parlare che c'è caduta. Bene, si può curare l'alopecia androgenetica? Beh, io mi rivolgo a Fabio, consulente. Io ne sono un esempio. Sorride Fabio. Un esempio palese. Un esempio, non sei l'unico, però andiamo avanti. Perché in effetti quella androgenetica non gli puoi fare niente, perché sta nel DNA. Se noi disgraziatamente abbiamo preso alla mamma, alla nonna, alla nonna della nonna, che erano pelati, a 20 anni possiamo arrivare a 30, ma a 30 i capelli ci cadono. È un qualcosa di ereditario. Ereditario, sta nel DNA, non c'è un granché da fare. Non c'è nulla da fare, insomma. Ma come mantenere sani i nostri capelli? Allora, e come prevenire la caduta? Vogliamo dare qualche consiglio, certo, utile? La prima cosa, oggi qui Fabio ha portato una modella. Una modella, certo. Ecco, che Vittoria, salutiamo già all'opera, salutiamo Vittoria Patelli. Ecco. Che praticamente lui adesso farà vedere come in effetti aiutare il microcircolo. Allora, il sangue praticamente è il nutrimento di tutto il nostro organismo. Il sangue porta alimenti al capello, in particolare porta i minerali, sì. Ok? Minerali sono carbonio e zolfo. Quando non arrivano più i minerali, il capello è più debole. Però non arrivano spesso perché la circolazione non è quella che dovrebbe essere. Non è ottimale. Infatti lui adesso va stimolata da. E va stimolata, prego. Ok. Se vuoi intervenire, sì. Fabio, puoi intervenire in questo salotto davvero molto interessante. Ecco, grazie. Cosa stai facendo? Allora, questa è una lozione specifica per quanto riguarda l'azienda con cui collaboriamo, l'azienda Inside, che praticamente va ad agire nella parte superiore della testa e poi dopo, di conseguenza, noi andiamo a stimolare con un massaggio perché, per far sì, come diceva prima Roberto, stimolare
e dare la possibilità al sangue di riattivare. Di circolare meglio. Sì, assolutamente sì. Così portiamo ossigeno, che è la cosa fondamentale per quel che riguarda il discorso del capello, e nutrimento, quindi minerali di ogni genere e diciamo nutrimento quello specifico per quel che riguarda il giusto funzionamento della ricrescita. Sempre restando a quello che dicevi. Allora, diciamo prima, subito sì. Che parliamo di cosmetica. Cioè non parliamo, non esiste il prodotto che cura, il cosmetico non cura, non può curare e non deve curare. Il cosmetico serve per abbellire, ok, la persona, per mantenere pulita la cute, ok, il mantello idroacido lipidico che viene ripristinato con il cosmetico più adatto, perché è la cosa più importante per il capello, okay, e per la pelle. Di conseguenza il prodotto che adesso vi sto mettendo, che fa parte della linea Insight, che abbiamo presentato in parte giusto la settimana scorsa, l'altra puntata, deve far sì che dopo un bel massaggio riusciamo a far arrivare certi componenti, ok, al volvo. Di più non ci arriva. Bene. Roberto Di Nunzio, spesso sentiamo parlare di fitoterapia. Che cos'è la fitoterapia? Ecco, la fitoterapia è questo. Non è una medicina chimica. La fitoterapia vuol dire curare con le piante, quindi migliorare esteticamente con prodotti a base vegetale, usare prodotti per migliorare il capello, capito, la pelle. Quindi fitoterapia vuol dire quindi migliorare il tutto con prodotti naturali. Prima ne abbiamo parlato, abbiamo fatto accenno, ma che importanza ha, lo volevo chiedere proprio a Fabio D'Attanasio, il massaggio cutaneo, che importanza ha? Allora, il massaggio è un massaggio, diciamo, fondamentale, perché molte volte, soprattutto la cliente o il cliente, cerca di eseguire questo tipo di operazione a casa. E invece il fatto di farsi coccolare dal stesso parrucchiere fa sì anche che, diciamo, viene manualmente creata una forma di circolazione e riattivazione, come dicevamo prima, per quel che riguarda i vasi sanguigni, perché magari da soli si fa con la fretta e non viene eseguito un buon massaggio, diciamo, che ti aiuta a far sì che la lozione possa penetrare per quel che riguarda il follicolo e aiutare il bulbo a ricevere quel nutrimento che logicamente avrebbe certo. Di fondamentale. Roberto, in questa terapia che percentuale ha l'importanza di un buon massaggio e che importanza e che percentuale ha, allora, l'uso di questi prodotti, allora, firmati Insight? Ok, io se devo dare, allora, per la caduta dei capelli dovrei dire che 70% è importante il massaggio, ripristinare, capito, il circolo, la circolazione, perché l'epidermide e il derma, che sono i primi due strati, sono compressi. Essendo compressi, la circolazione sanguigna non è regolare. Allora, con il massaggio, lui adesso va a stimolare la circolazione, ripristina le condizioni ottimali. Ripristinando le condizioni ottimali, noi facciamo arrivare determinate sostanze. Ok, dove devono arrivare? E le sostanze qui parliamo di estratto biologico di ipocastano e parliamo di guaranà e echinacea, ok? Queste sono le sostanze, in effetti, che noi stiamo adesso mettendo nel bulbo. In tutta franchezza, oggi come oggi, in base anche alla tua grande esperienza, c'è l'esatta cultura del capello dalle nostre parti in Abruzzo? No, purtroppo no. Ecco perché molti prodotti, specialmente fitobiologici, difficilmente sono conosciuti dalla massa. Invece sarebbe bello, anche tramite trasmissioni come la tua, Moda Benessere, proprio amplificare questo discorso ai consumatori, cioè far conoscere a tutti quanto è importante anche poi il signor parrucchiere, cioè come è sbagliatissimo fare da te, perché fare da te magari si sbaglia, si comprano dei prodotti aggressivi, shampoo colorati, shampoo con il sale, inadeguati, ok, prodotto buono, usato bene, dà un ottimo risultato.
Anche da questi suggerimenti, Fabio, si riconosce la professionalità di chi opera in questo settore? Sì, normalmente sì, perché poi diventiamo, diciamo, il consiglio con la nostra esperienza per far sì che a casa, bene o male, la cliente possa operare nel miglior modo e far sì anche che il prodotto venga utilizzato in una maniera professionale e, diciamo, nella maniera più adeguata, ecco. Il lavoro l'hai terminato, sì. Vittoria si sente molto bene, senz'altro meglio rispetto a prima, ha ricevuto un beneficio. Ecco, il capello è un settore, un mondo ancora tutto da scoprire, Roberto. Certo. Come capello, possiamo concludere? Il capello rispecchia il nostro fisico, poi noi siamo quello che mangiamo. Se mangiamo bene, abbiamo una bella pelle, avremo un bel capello. Se mangiamo male, sì, il capello è importantissimo. Un'altra cosa che possiamo dire, intanto, che presso i migliori stylist troveranno la nostra linea fitobiologica, che naturalmente Fabio sta qui a Piazza Garibaldi, quindi diciamo praticamente in casa, in casa Fabio. A poche centinaia di metri. Noi abbiamo invece in via Mezzanotte, davanti alla chiesa di Santa Caterina, abbiamo il nostro centro distributivo per i parrucchieri un po' di tutta l'Abruzzo. Di questo e di altro continueremo a parlarne anche nei prossimi appuntamenti di Moda e Benessere. Ringraziamo allora Roberto Di Nunzio, responsabile della ditta Tricomer Diffusion, esclusivista della linea fitobiologica Insight, e naturalmente il consulente Fabio D'Attanasio, oltre naturalmente alla nostra modella che si è prestata simpaticamente, Vittoria Patelli. Grazie, grazie. E alle prossime con il nostro programma. Cerca il bollino prezzo amico Federcasa e mostrando la tua tessera alla cassa potrai usufruire di vantaggi e sconti che l'associazione ha concordato per te. Per l'angolo del trucco e della medicina estetica, sempre con noi il dottor Orazio Schiavone, medico chirurgo, e Marilisa Di Sabatino, make-up artist. Eccoli qua, pronti a parlare di problematiche di scottante attualità. Oggi si parla di occhiaie e di borse. In che termini bisogna farlo, Marilisa Di Sabatino? Sì, una richiesta molto comune è quella di dare luminosità alla borsa e nascondere le occhiaie. Per quanto riguarda il make-up, lo possiamo fare con dei correttori cromatici, con una linea ottima, professionale, che abbiamo appunto in studio per i nostri pazienti, e all'interno anche una vitamina A, la vitamina E, quindi comunque anche molto idratante per quella zona che spesso è disidratata. E in più, grazie al colore cromatico contrastante, quindi complementare, è in grado di andare a nascondere l'occhiaia. Non sempre ci si riesce perfettamente. Ecco, ma quali sono le richieste più frequenti che vi arrivano? La richiesta, appunto, beh, le borse, di tirare sull'occhio, dare l'effetto liftante, un po' l'occhio da cerbiatta, allungarlo, anche per quanto riguarda la base, una base naturale, luminosa, come se sul viso non si portasse nulla. Ora come ora siamo proprio in grado di ottenere questo risultato, grazie comunque alla tecnologia, appunto, di questi prodotti Essential Professional Makeup che abbiamo lì allo studio, che ci permette comunque, sono prodotti molto all'avanguardia, poi sono dermatologicamente testati, privi di nickel, di parabeni, non hanno all'interno neanche dei solventi chimici, quindi anche per quanto riguarda un post intervento per i nostri pazienti è ottimo. Orazio Schiavone dell'omonimo studio di Pescara, che abbiamo già avuto modo di conoscere nel precedente appuntamento. Parliamo di blefaro, ecco, come può essere trattata? E quindi parliamo di palpebre da un punto di vista medico ed estetico. Bene, dove non arriva il make-up, dove anche se insomma si fanno dei prodigi molto, molto avanzati, arriva la medicina estetica. Per quanto riguarda l'occhio, diciamo nel suo complesso, non solamente le occhiaie o le piccole rughe circostanti, ma diciamo l'occhio nel suo complesso può essere trattato in vari modi. Una cosa molto, diciamo, appetibile e che è molto frequente trovare un inestetismo molto, molto, diciamo, che dà fastidio non solo alle donne ma anche ai maschi, è la ptosi della palpebra. Vale a dire?
cioè quando si crea la famosa piegolina sulla palpebra e quindi cade un po'. Ed esteticamente non è molto bella. Ed è una cosa che dicevo frequentemente è rilevata sia sulle donne che sugli uomini. Ecco, intanto vediamo delle immagini di repertorio. Ecco, queste immagini spiegano come si può evitare la blefaroplastica chirurgica, quella che si fa famosa con le incisioni e poi i punti e quindi una degenza molto più lunga. Con questo metodo, che è rivoluzionario direi, è un metodo dove si ha un accorciamento della cute utilizzando questo attrezzo che il dottor Filippi ha creato. E praticamente è una sorta di arco voltaico, uno pseudo laser, un arco voltaico che va ad agire sulla sublimazione del tessuto. Che cosa vuol dire? Quando l'elettrodo di questo attrezzo sfiora appena appena la pelle, il gas plasma che è presente nell'aria si interpone tra l'elettrodo e la pelle e crea la sublimazione della pelle stessa, della cute. E quindi che cosa succede? Si ha un accorciamento proprio della cute e quindi va via questa fastidiosissima plica che si crea sull'occhio. Ovviamente tutto questo ha un grosso vantaggio, che è quello della non degenza. Il paziente finisce l'intervento, può truccarsi su e può benissimo uscire e avere relazioni con gli altri. E ha un recupero, quindi una guarigione molto veloce, in 3, 4, massimo 5 giorni si ha già un assestamento della palpebra e un recupero quasi totale. Dopo 28 giorni, nel caso, può essere ripetuta un'altra seduta. Questo Plexer, come dicevo, è prodigioso, è un attrezzo molto prodigioso, perché oltre ad intervenire sulle pliche, come vediamo dal filmato, può essere utilizzato anche per l'asportazione di fibromi in maniera indolore e ovviamente non chirurgica, e può essere utilizzato per un altro inestetismo molto diffuso, che è quello delle macchie. Agisce sulle macchie, sull'asportazione delle macchie nel giro di pochi secondi, proprio ovvero pochissimi secondi, e asporta le macchie in maniera indolore ed efficacissima. Che cosa devono sapere i pazienti per distinguere il vero professionista dai millantatori di turno, che purtroppo, ci sono, dottore? Ce ne sono tanti. Esatto. Oggi ho appena appreso che a Pescara c'è anche gente che, non essendo medici, lavorano e fanno determinate prestazioni di medicina estetica all'interno delle proprie case. Purtroppo. Vabbè, ma è giusto una parentesi che comunque va denunciata. Quello che il paziente deve essere accorto quando si approccia con gli interventi di medicina estetica, innanzitutto bisogna conoscere le attrezzature che si usano, che devono essere con marchio CE e quindi devono essere delle attrezzature testate e autorizzate. Nel caso del Plexer di cui parlavamo prima, il Plexer è stato creato ed è unico, è stato creato dal dottor Filippi, ma ci sono delle copie che funzionano malissimo e che possono creare anche dei grossi inestetismi. Questo per quanto riguarda le attrezzature, ma molto importante anche quando si utilizzano i medicinali. I medicinali devono, io quello che dico sempre ai miei pazienti e lo dico sempre in tutte le trasmissioni, i pazienti devono essere attenti a che i medicinali il medico li apra in loro presenza e avanti ai propri occhi. Mai, quando un medico apre i medicinali alle spalle del paziente, bisogna fare attenzione, perché c'è qualcosa che non va. Quindi l'attenzione massima è che i medicinali siano con marchio CE. Quando c'è il marchio CE non basta solo la C e la E, ma ci vuole la C e la E e quattro numerini che indicano vari passaggi di verifica dei prodotti. Informazioni davvero molto utili e preziosi
per tutti coloro che sono alla visione e all'ascolto, ma Rivista di Sabatino, un problema davvero molto generico per quanto riguarda le donne di oggi, le borse agli occhi. Allora, come curarle e come affrontare il problema da un punto di vista del make-up soprattutto? Sì, innanzitutto idratarlo anche con dei prodotti specifici, comunque anche noi in studio possiamo consigliare. In più, appunto, con dei correttori che dà luminosità, quindi un alto contenuto di perla, e adesso ci sono dei correttori tecnologicamente avanzati che hanno un blend elastomio ad alto peso molecolare che va a dare anche un effetto filler alla zona. Insieme a quello, un problema che abbiamo molto frequente, una richiesta molto frequente da parte dei nostri pazienti, quello di conseguenza dell'occhio in giù oppure del ptosi, quindi comunque dell'occhio infossato, della palpebra gonfia sull'occhio. Noi comunque nelle immagini che stiamo vedendo possiamo comunque consigliare attraverso l'utilizzo dei chiaroscuri. Noi vogliamo anche ringraziare per l'occasione una bravissima indossatrice, sì, che si è prestata per l'occasione alle cure della nostra Marilisa di Sabatino, lo ricordo, Simona Di Felice, senz'altro una delle migliori indossatrici, caro dottore, che abbiamo non solo in Abruzzo ma nella nostra penisola, un'autentica professionista del settore. Complimenti, in bocca al lupo per quello che ha fatto e che continuerà a fare nel settore moda. Proprio ci stava bene, proprio un tocco, sì, di infatti, prestigio infatti, in questa nostra trasmissione. Ecco, appunto, infatti lei è comunque una bellissima ragazza, molto giovane, e una sua richiesta è stata proprio quella di andare a coprire l'occhiaia, dare luce alla borsa e andare a tirare l'occhio all'insù, insomma, abbiamo detto, una cosa molto richiesta. Quindi attraverso l'utilizzo dei chiaroscuri e degli ombretti specifici che aderiscono completamente alla palpebra, siamo riusciti a dare l'effetto ingannevole, perché l'occhio, il trucco comunque è un inganno per chi ci guarda, dare l'effetto comunque che lei desiderava, e siamo riusciti ad accontentarla. Comunque è un problema che tocca sia le giovani che le meno giovani. Sì, sì, sicuramente, poi giustamente più si va là con l'età e questa zona tende a cedere e sempre più si rivolgono comunque agli esperti, come in questo caso al medico estetico, anche alla truccatrice, per dei consigli per come valorizzare al meglio sia l'iride che comunque la forma dell'occhio. Si dice anche che a fare la differenza proprio è la professionalità di queste truccatrici, perché forse è una delle parti più difficili da truccare, l'occhio, non è sì, così? Sì, infatti poi la professionalità si acquisisce con l'esperienza, c'è anche tanto studio dietro, ma soprattutto con l'esperienza. Io trucco tante persone ogni giorno, 8-10 clienti al giorno, quindi comunque mi capita anche di esercitarmi parecchio e di comunque di prendere questa esperienza. E tra, appunto, tra le maggiori richieste circondate intorno allo sguardo, quindi l'occhio penetrante, l'occhio che comunque abbia una forma affusolata, effetto cerbiatto, quindi come anche valorizzare l'iride, come renderlo più fotogenico, telegenico, come, e poi dia un effetto naturale come se sul viso non si portasse nulla, quindi dalla base al rossetto sulle labbra, effetto velluto, la base effetto seconda pelle, luminosità, contouring. Infatti anche Simona, nostra modella, ha precedentemente fatto un contouring sul viso, un effetto strobing. E poi per quanto riguarda gli occhi, attraverso l'utilizzo dei chiaroscuri abbiamo utilizzato dei toni piuttosto neutri, siamo andati comunque a correggere questo effetto discendente. Davvero discorsi e tematiche interessanti affrontate con grande professionalità dagli amici ospiti in studio, che ringrazio ancora una volta per la partecipazione, il dottor Orazio Schiavone dell'omonimo studio di Pescara, medico estetico e chirurgo odontoiatra, e poi naturalmente Marilisa Di Sabatino, make-up artist. Grazie per averci seguito, l'appuntamento con il nostro programma si rinnova così la prossima settimana. Ciao a tutti! Forse stavi pensando ai golosi muffin alla Nutella, forse stavi pensando ai morbidi cheesecake o al mitico donuts, forse ci stavi pensando, ma di sicuro adesso sì! Scopri il McCafé, il gusto McDonald's, tutte le sere, eventi e sorprese al McCafé!
a Montesilvano, Corso Umberto 7 e a Pescara, Viale Marconi 375.